Inter chiamata a rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Chimica in un solo, nuovo scenario a sorpresa. Considerate l'età sempre più in fase avanzata di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, ora coinvolto nella faccenda che l'ha visto protagonista in negativo durante il secondo tempo di Inter-Napoli dello scorso 17 marzo, col difensore ascoltato ieri mattina dal procuratore Kinnear, Marotta e Ausilio hanno l'obbligo di ridisegnare il parco difensori dei nerazzurri a partire dalla prossima estate. Tralasciando il solo Alessandro Buongiorno, il sogno dell'Inter per la difesa resta Kim Min-jae, passato dal Napoli al Bayern Monaco soltanto pochi mesi fa per circa 50 milioni di euro e finito, a sorpresa, per diventare un semplice panchinaro, a testimoniarlo le esclusioni che hanno visto protagonista il sudcoreano nelle ultime gare e l'annuncio rilasciato dal tecnico Thomas Tuchel. A parlare in anteprima dell'interesse riposto dai nerazzurri nei confronti del classe 96, ancor prima che anche la Gazzetta dello Sport rilanciasse questa ipotesi, ci ha pensato Interlive. It in data 18 marzo ribadendo, però, più e più volte la difficoltà di questa operazione. Necessario, infatti, che i bavaresi aprano quantomeno a un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Un altro ostacolo è rappresentato dagli oltre 7 milioni di euro a stagione attualmente percepiti dal numero 3 della formazione tedesca. In alternativa al nome di Kim, tenendo conto anche della complicata situazione economica con cui l'Inter è ormai alle prese da diverse stagioni, sono spuntate fuori anche le candidature di Mavropanos e Smolin, entrambe prese in considerazione dalla Rosea. Il centrale di attuale proprietà della Roma, che vanta sole 6 apparizioni in stagione per via degli importanti problemi fisici riscontrati negli scorsi mesi, è un profilo particolarmente apprezzato in casa Inter e già tenuto in considerazione nella passata annata dai nerazzurri. Questo è uno dei motivi per cui, anche in virtù dell'accordo che lo lega al club capitolino sino a giugno 2025, quello del classe 89 è un profilo che potrebbe spuntare da punto e a capo dalle parti di Viale della Liberazione. Smolin in cambio di Darmian, la Roma può provarci così in estate, no secco dell'Inter in quel caso. La Roma, anche in maniera provocatoria se vogliamo, potrebbe provare a proporre all'Inter in estate uno scambio secco con dentro, eventualmente, Matteo Darmian e Chris Smolin, con quest'ultimo che potrebbe finire per porgere i propri saluti al club capitolino tra soli pochi mesi proprio per via dell'accordo in scadenza tra poco più di un anno. Chiaro che, in quel caso, l'Inter finirebbe per rispedire immediatamente l'offerta al mittente, sia perché ancora disposta a puntare sul classe 89, con all'attivo 36 presenze in stagione, impreziosite tra l'altro da 2 reti e 2 assist, che per via dei gravi problemi fisici riscontrati dall'ex Fulham e Manchester United negli scorsi mesi. Appena 362, di fatto, i minuti totalizzati in quest'annata dall'attuale numero 6 della formazione giallorossa, tornato a figurare nell'elenco dei convocati di Daniele De Rossi soltanto qualche gara fa. Articoli recenti. Infortunio Sommer. C'è un po' di preoccupazione, si fa male anche Sommer, i dettagli. Cessione in vista per Stankovic? Stankovic esplode, premier e contropartita, la scelta dell'Inter. Raspadori in cambio di Frattesi, possono provarci gli agenti. Raspadori all'Inter, spunta lo scambio alla pari. La Repubblica, Marotta all'Inter anche in caso di subingresso di Oaktree. Inter da Ciana Oaktree, cosa succede a Marotta? Soldi più Morata, l'Atletico può provarci così in estate per Lautaro. Lautaro a Madrid, affare senza senso e rivolta degli interisti. Marrucco, intermediario Kim, lo vedrei bene all'Inter. All'Inter, super colpo in difesa, intermediario allo scoperto.